12 mesi esatti di vita, oltre 100 persone aiutate e spesso indirizzate verso percorsi di aiuto o recupero. È il riassunto estremo del primo anno del centro Diametro, il centro inaugurato il 19 gennaio del 2023 in via Pietro Calvi, con l'obiettivo di offrire un servizio ambulatoriale gratuito per chi soffre di dipendenze o vive una condizione di disagio psicologico. Dipendenze da sostanze, certo, ma spesso e volentieri anche da comportamenti, dai disturbi alimentari fino all'incapacità di staccarsi da internet o da una console per i videogiochi. I casi principali, appunto, che venivano etichettati inizialmente come disagio psicologico, spesso c'erano sia delle dipendenze da sostanza, ovviamente c'è un retroterra importante di Dianova, per cui c'è già una cultura, si sa che i progetti di Dianova prendono in carico le sostanze, ma abbiamo delle dipendenze nuove, spesso nascoste, intanto non da sostanze ma da comportamenti, pensiamo alla dipendenza da internet, ma anche tutto quello che riguarda per esempio l'ansia scolastica, abbiamo visto, quindi il disagio proprio di affrontare la scuola, ma anche disagi familiari, venivano a volte delle famiglie a portare il disagio nella gestione del figlio. Tenete conto che abbiamo un'onda lunga del post-Covid che dal punto di vista psicologico si sta vedendo proprio in questo periodo, le conseguenze dei lockdown, dell'interruzione delle abitudini lo stiamo vedendo adesso, per esempio abbiamo avuto anche disturbi al comportamento alimentare, le dipendenze dal cibo o la restrizione, quindi l'evitamento assoluto del cibo, sono delle conseguenze che sono state. Quindi tutto quello che è il disagio, che si può esprimere in comportamenti disfunzionali, lo prendiamo in carico. Quindi il disagio è veramente ampio. Il centro è stato pensato e realizzato da Dianova, realtà che da 40 anni si prende cura di persone con problemi di dipendenza da droghe e alcol. E se la promessa alla base del centro Diametro era quella di aiutare almeno 100 persone nel primo anno di vita, si può dire che sia stata mantenuta. Innanzitutto devo dire che ci credevamo tantissimo come Dianova, anche perché i dati post lockdown ci indicavano un bisogno sommerso che avevamo più o meno identificato in un centinaio di possibili utenti. Proprio ieri è entrato il 101esimo, dopo entro l'anno, quindi è la dimostrazione che tutto sommato non avevamo sbagliato. C'è tanta necessità, c'è tanto coinvolgimento da parte delle famiglie, da parte degli adulti, tra virgolette, significativi. Stiamo cercando di agganciare di più le scuole, stiamo cercando di agganciare di più gli stessi pari, perché i pari giocano un ruolo fondamentale in questo tipo di, diciamo, di coinvolgimento, però devo dire che siamo molto soddisfatti. Un aiuto concreto dunque, che può cambiare la vita di chi ha una dipendenza, magari senza neanche riconoscerla come tale, ma anche dei suoi familiari, spesso dimenticati o lasciati indietro. Sono entrata in contatto con il centro Diametro perché ho avuto innanzitutto notizia da un servizio televisivo e proprio in quel periodo mio figlio aveva manifestato di voler farsi seguire per delle difficoltà che aveva a livello di ansia, di comportamento, di rendimento scolastico, e quindi mi sono rivolta al centro e mio figlio ha cominciato a fare questo percorso. Da questo punto di vista, che esperienza ha avuto suo figlio, che esperienza ha avuto lei? Perché so che il centro poi segue anche le famiglie, ovviamente non è solo un centro che riguarda i ragazzi. Mio figlio sicuramente mi ha dato dei riscontri positivi, anche se li ho dovuti cogliere, perché ovviamente i ragazzi nell'età che hanno non amano molto tirare fuori di sé, soprattutto mio figlio, insomma, è molto restio a farlo, però dal suo modo di essere ho percepito sicuramente positività. Poi mi sono rivolta io stessa perché c'è stato poi il problema del cambio, perché Diametro non offre un servizio a lungo termine, e quindi mi sono rivolta per capire bene come procedere, e alla fine da me è partito anche il sostegno a tutta la famiglia, e quindi in questo momento praticamente lavoriamo tutti ed è un'ottima cosa, perché si sta formando questa rete familiare che dà un supporto ancora maggiore. Il centro Diametro è stato finanziato anche dal contributo di Fondazione di Comunità Milano, che sostiene interventi di utilità sociale per oltre 2 milioni di cittadine e cittadini milanesi. Sì, questo progetto del centro Diametro di Dianova è un progetto in cui la Fondazione di Comunità crede molto, perché affronta un fenomeno complesso, un fenomeno in
grande crescita sulla città di Milano. Non parliamo solo delle dipendenze classiche, ma anche di nuove dipendenze, di fragilità psicologiche che oggi colpiscono anche molti giovani della nostra città. La Fondazione di Comunità ci crede, lo ha sostenuto, ne ha sostenuto lo start-up all'interno del nostro bando 57, perché è un luogo non convenzionale, aperto, accessibile, gratuito, dove ci sono equipe di professionisti molto importanti che lavorano con un approccio multidisciplinare e collegato a tutta la rete dei servizi del territorio. È quindi per noi un progetto di comunità, che in fondo è la finalità che persegue la Fondazione di Comunità Milano. Naturalmente, a orchestrare il tutto c'è il Comune di Milano, che prosegue il suo impegno per il benessere, anche mentale, dei suoi abitanti. Siamo abbastanza preoccupati perché poi il fenomeno delle dipendenze evolve e il mondo dei professionisti a volte insegue un po' i cambiamenti sociali che avvengono, le nuove sostanze, il poliabuso, tutte dinamiche che non è facile cogliere agli esordi, ma si scoprono quando ormai si consolidano nei comportamenti e nelle abitudini. Ecco, dal punto di vista sanitario ho detto voi non avete la competenza, chi ce l'ha la competenza? È Regione Lombardia. Da questo punto di vista si potrebbe fare qualcosa di più? C'è un appello, c'è un passo in più che si può chiedere a Regione Lombardia? Milano ha promosso insieme ad altre città la nascita di una rete per politiche innovative sulle droghe, sulle dipendenze, perché pensiamo che l'approccio meramente repressivo di tutti questi anni abbia dimostrato la sua totale inefficacia. Noi dobbiamo lavorare molto su logiche diverse, che sono prevenzione, riduzione del danno, e la logica repressiva mette ai margini, nasconde i problemi, riempie anche le carceri, ahimè, e non ci consente invece di dare risposte che hanno a cuore la salute delle persone.